Professoressa Leonetti, quali sono le cause principali degli errori giudiziari e in genere degli innocenti in carcere? Ci sono diverse cause strutturali degli errori giudiziari, tutte ben documentate. Per esempio, indagini troppo veloci che danno troppa importanza a certe testimonianze solo perché sostengono le tesi dell'accusa e non per la loro credibilità. O ancora l'eccessivo affidarsi degli investigatori ai riconoscimenti visivi da parte dei testimoni oculari, oppure indagini sulla scena del crimine condotte in modo sciatto. Inoltre ci sono anche casi di cattivi comportamenti da parte dei pubblici ufficiali impegnati nelle indagini. Professoressa Leonetti, c'è un aspetto del tema degli errori giudiziari che in genere è sottovalutato? Ci sono aspetti della psicologia sociale che giocano un ruolo significativo negli errori giudiziari, ma che spesso vengono sottovalutati. La gran parte delle persone si sveglia al mattino convinta che farà la cosa giusta, che con il suo lavoro renderà il mondo un posto migliore, e questo è positivo e lodevole, ma di fatto rende l'individuazione degli errori giudiziari più difficile una volta che i fatti si sono verificati. Intendo dire che i pubblici ministeri e i giudici non accettano volentieri l'idea di aver condannato una persona innocente, gli stessi avvocati non sono sempre convinti di star difendendo una persona innocente. La polizia non vuole ammettere che talvolta può sbagliare. Per questo diventa molto difficile far sì che tutti i principali protagonisti del sistema giudiziario ammettano che un errore si può sempre verificare. Professoressa Leonetti, quali sono secondo lei i rimedi che si potrebbero adottare per cercare di limitare il problema degli errori giudiziari? Bisognerebbe anzitutto tenere ben separati i soggetti che sono coinvolti nelle prime fasi del procedimento, quella delle indagini preliminari e il processo vero e proprio, da coloro che eventualmente rivedono la sentenza di condanna nel tentativo di capire se si è verificato un errore giudiziario o no. Dovrebbe esistere soprattutto una commissione indipendente con i poteri di riesaminare i fatti, in modo che gli imputati non debbano avere di nuovo a che fare con pubblici ministeri, giudici, investigatori e avvocati che potrebbero aver contribuito all'errore. Professoressa Leonetti, in Italia circa 1000 persone ogni anno vengono risarcite per ingiusta detenzione. Che cosa ne pensa? È di sicuro un numero molto elevato. Mi porta a pensare che forse nel vostro procedimento penale gli arresti arrivino un po' troppo presto nella fase delle indagini, mentre dovrebbero essere applicati quando si sono ottenute abbastanza prove per indurre gli investigatori a portare in carcere una persona in quanto altamente sospetta di aver commesso un certo reato.